Salve, oggi parlerò di nuovo di complottismo, ma in particolare dei meccanismi psicologici che sono dietro il complottismo. L'occasione è stata un convegno, un seminario, insomma, come lo vogliamo chiamare, a cui ho assistito ieri, molto interessante, anche perché poi quando mi sono presentato da relatore di persona, gli ho posto una serie di questioni pratiche, lui ha cominciato a arrabbiarsi e poi mi ha minacciato di querela per diffamazione perché non ero d'accordo con lui, quindi lasciamo stare. Comunque era molto interessante perché ha parlato per un'ora utilizzando sempre lo stesso meccanismo che voglio illustrare. Le affermazioni non erano mai boh, questo è così perché ci sono delle prove o perché lo dice questo qui o perché l'ho visto in questo libro. Come si fa di solito, cioè, quando si dice qualcosa che di solito le persone non conoscono, si dà una qualche giustificazione. Per esempio, tra le cose che io posso dire, io personalmente potrei dire, è che qualcuno ha inventato un'automobile ad acqua, nel senso che si mette l'acqua al posto della benzina e la macchina va. Dico quindi una cosa del genere, no? Ci si mette l'acqua e la macchina va. Dicessi una cosa del genere, mi risponderebbero: chi è che l'ha costruita? Funziona davvero? Andiamola a vedere, perché sarebbe una notizia un po' sconvolgente. Dicessi quindi una cosa del genere, dovrei portare delle prove. Nessuno mi crederebbe subito. Però se dicessi hanno inventato un motore ad acqua, ma ci sono le multinazionali del petrolio, il potere, i cattivi, che non vogliono che tu sappia che esiste un'automobile ad acqua. E tu ora sei piccolo rispetto a loro, però ora sai la verità. Ecco, in questo modo passa qualunque cosa. Questo da solo non passa perché è un fatto e va verificato. Se io dico una roba del genere, trovo decine, centinaia di migliaia di persone che ci credono. È lo stesso meccanismo. Quindi ora vi dirò una serie di fatti e di cose che sono state affermate in questo seminario. Così sono passate lisce, tranquille con la gente che faceva così, che ci credeva. Ve le dico una per volta. Dunque, la più grossa, diciamo la più grossa nel senso che la più verificabile è questa. Tanto che sei un tizio che ha anche, se non sbaglio, ha scritto proprio un libro sui Vangeli, su un paio di Vangeli apocrifi. Dice, a proposito del digiuno: gli ebrei di quel tempo erano divisi in partiti, tra questi c'erano gli esseni che erano asceti. Giovanni Battista era un esseno e digiunava. Digiunava se cioè non mangiava nulla. Nel Vangelo c'è scritto che si nutriva di cavallette, ma la traduzione era sbagliata, perché in ebraico la parola cavalletta significa anche carrube, che è un simbolo. Quindi praticamente il ragionamento è, io voglio dire che Giovanni Battista, la mia tesi è Giovanni Battista digiuna, cioè non mangia mai, non mangiava mai. Nei Vangeli però c'è scritto che mangiava cavallette, però cavallette in verità significa carrube. Hanno sbagliato la traduzione dall'ebraico, la parola è la stessa, si sono sbagliati a tradurre. Tuttavia, comunque sia, il carrube diventa un simbolo, per cui neanche mangia carrube. Non mangia nulla. Io ovviamente gliel'ho chiesto, vi do la soluzione dell'enigma. Allora, è sbagliata la traduzione dall'ebraico. Il problema è che non ci sono Vangeli scritti in ebraico. Dice che ci sono Vangeli scritti in ebraico chi non conosce i Vangeli, perché sa che Gesù era ebreo, viveva tra gli ebrei, immagina che i Vangeli siano scritti in ebraico. I Vangeli sono tutti invece postumi, a Gesù e sono scritti in 16 in greco, 15 in copto, compresi anche i Vangeli cosiddetti non ufficiali, cioè gli apocrifi, eccetera, che non sono Vangeli nascosti, eh. Questa è un'edizione del 69, Vangeli apocrifi, Einaudi. Quindi 69 Einaudi erano comunisti, l'oppio, la religione è l'oppio dei popoli, diceva. Quindi non erano ecclesiastici, non facevano, scrivono roba per la Chiesa.
16 in greco, 15 in copto, 4 in latino, 2 in arabo, 1 in armeno, 1 in persiano, 1 in spagnolo perché era tardo, tipo 1300 se non sbaglio, 3 in aramaico, ma abbiamo perso il testo. Non abbiamo i testi di quelli in aramaico, abbiamo riferimenti su questi. Non c'è neanche un Vangelo scritto in ebraico. Ora, se una persona trova un Vangelo scritto in ebraico, diventa famoso. Non c'è un Vangelo scritto in ebraico. Farebbe un seminario solo sul Vangelo scritto in ebraico. Purtroppo non c'è. Chi non sa niente di Vangeli dice che ci sono Vangeli scritti in ebraico. Poi dice che appunto c'è stato un errore di traduzione. Siccome lui digiunava, non mangiava cavalletti, si parla di carrube che è un simbolo. Allora, secondo il Vangelo di... non un Vangelo apocrifo, il Vangelo di Matteo, questa è l'edizione proprio all'inizio, capitolo 3, paragrafo 4. Edizione interlineare, greco originale, latino e italiano. Giovanni indossava una veste di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano locuste, cavallette, e miele selvatico. Locuste è la parola acrides. Acrides significa solo locuste. Quindi non c'è nessun errore di traduzione dall'ebraico, c'è una parola greca. Potrebbe essere confuso con carrube. Le carrube erano dette il cibo, il pane delle locuste, il pane delle cavallette, però sarebbe un errore di tradizione, non di traduzione. Cioè, hanno sbagliato a riportare la parola, ma a quel punto non è un errore di traduzione, quindi si sta parlando di un'altra roba. E comunque sia, siccome c'è scritto che mangiava anche miele selvatico, comunque non digiunava. E comunque sia, se ci fosse un complotto della Chiesa per nascondere il fatto che Giovanni Battista digiunava, avremmo il complotto del digiuno di Giovanni Battista, che è un po' difficile da sostenere. Poi, però un minuto prima cosa aveva detto? Aveva detto che Gesù è un mito ereditato da altre religioni. È anche probabile che sia un mito derivato da altre religioni, chi lo sa? Abbiamo tante testimonianze, più testimonianze forse dell'esistenza di qualche imperatore romano. L'imperatore romano però non si mette in discussione, Gesù sì, però magari è vero, magari può essere vero che tutti i Vangeli siano completamente inventati, la tradizione sia assolutamente campata per aria. Anche se i Vangeli apocrifi sui fatti tornano spesso con i Vangeli cosiddetti ufficiali, però allora non si capisce perché questionare sul problema di Giovanni Battista se non è mai esistito neanche Giovanni Battista, perché se non è esistito Gesù, Giovanni Battista non è esistito. Cioè il racconto del Vangelo è assolutamente falso, inventato. Perché mettersi a questionare su una parola? Questo è un altro atteggiamento tipico complottista. Abbiamo visto quindi prima, voi sapete che quella è stata tradotta male perché il potere c'è cioè il cattivo no, che vi vuole controllare. Poi contemporaneamente vi hanno detto una storia che è falsa, allora voi sapete che è falsa, quindi siete furbi, cattivi, il potere dice è una cosa e voi sapete la verità. Però non torna con l'affermazione precedente. Non torna con la questione del carrube, non carrube, della cavalletta, non cavalletta, quando poi non esiste, magari non è esistito Gesù. Rincarando su Gesù parla della nascita di Gesù sul Natale, che non è il Natale, Gesù non è nato il 25 dicembre, ma lo dice anche la Chiesa Cattolica che non è nato il 25 dicembre. Qui dovremmo fare un video apposta sulla nascita di Gesù. Altre affermazioni, Leonardo da Vinci era il capo dei Rosa Croce, che è una massoneria, no? Questa è un'altra leggenda che neanche gli stessi Rosa Croce, affermano su loro stessi. Leonardo da Vinci sia stato un capo della Rosa Croce, si associa alla Rosa Croce. E una delle ragioni per cui si associa alla Rosa Croce è un famosissimo priorato di Sion, una specie di setta tra i cui gran maestri ci sarebbe stato anche Leonardo da Vinci, il che è assolutamente falso perché è basato su uno scritto, i Dossier Secrets d'Henri Robinot, che era stato scritto da un certo Plantard per poter sostenere di essere stato di origine carolingia. Il problema è che è un falso, talmente falso che lo stesso Plantard in un processo ha ammesso sì, è un falso, l'ho scritto io. Quindi non c'è più neanche da discutere. Poi, da racconto a racconto, scrivendo e scrivendo, eccetera, per osmosi Leonardo da Vinci diventa capo anche dei Rosa Croce. Poi, l'allunaggio non è mai esistito. Io sono fotografo, questo tizio ha due lauree e sei diplomi, dice. Io sono un fotografo e le ombre sono tutte sbagliate. Per chi volesse
inutile che mi metto qui a discutere, ci sono tutte le dimostrazioni del caso su siti tipo quello di Attivissimo, che ha anche pubblicato un libro che è gratis, si può scaricare a colori, sono 300 pagine, chi è interessato sono tutte informazioni, non mezza fotografia sgranata con una musica sotto e un video che dura 10 minuti, sono foto. Si vado a vedere un libro 300 pagine fa più. Poi, un mio amico, questo è bellissimo, un mio amico ha costruito un motore magnetico che gira da solo e produce energia, ma l'Enel, giuro, ho detto l'Enel, non gli permetterebbe mai di generare corrente con quell'apparecchio. Allora, a parte il fatto che se io voglio fare energia da me, io mi stacco dall'Enel e faccio l'energia che mi pare, a parte questo. Quindi l'Enel non è che va in giro a vedere, ma tu come fai l'energia? Stai consumando poco. È una società privata, non gliene frega assolutamente nulla. Ma se uno avesse costruito una macchina non solo che gira all'infinito grazie all'energia magnetica, ma addirittura genera energia, ma dovrebbe prendere il Nobel perché rompe i principi della termodinamica. Invece cosa fa? Si preoccupa dell'Enel. Fantastico. Poi hanno tolto un distributore di idrogeno. Mi ha detto il benzinaio che altrimenti poi l'esercito doveva presidiare i laghi Fiume perché l'idrogeno poi si butta nell'acqua, cioè cose così. Questo in verità c'è un distributore di idrogeno, ci passo spesso, adesso non so se l'hanno chiuso recentemente, però per 3 anni sono sicuro che c'era. Questo è il complotto pasticcione, cioè il complotto che non vuol far sapere che ci sono le auto a idrogeno, però hanno una colonnina di distribuzione di idrogeno. Così, si scordano, dopo 3 anni dicono: ah, abbiamo sbagliato. Poi gli alieni sono sulla Terra da 10.000 anni. Questo è bellissimo perché gli ho detto: ma scusa, ma ti riferisci a cose dei rettiliani, David Icke? No, no, ha detto David Icke è un imbroglione, i rettiliani sono una stronzata, è tutta un'altra cosa. Guerra tra bande. Poi, bellissimo, parlava del vegetarianesimo e del digiuno. Diceva che non bisogna fare esperimenti sugli animali, al contrario di quello che pensa gente come il Margherita Hack. Allora, Margherita Hack è vegetariana dall'età di 7 anni. Sono dei video su interviste su YouTube, per chi è abituato anche a informarsi su YouTube. E ha avuto tantissimi animali, pensa che noi siamo come gli animali e proprio per questa ragione è importante, non farli soffrire. E quindi è contraria alle sperimentazioni sugli animali. Quando è possibile è bene non farli. Invece questo signore che parlava diceva che l'uomo è superiore agli animali perché ha lo spirito in più. Invece, vabbè. Margherita Hack pensa che noi siamo uguali. Poi passa proprio alla diffamazione, cioè parlando a me direttamente passa proprio alla diffamazione, non mia, ma di Rita Levi Montalcini. Dice: Rita Levi Montalcini ha sposato un certo Levi, no? E gli hanno dato, e questo era ebreo, e gli ha fatto dare il Nobel. E in verità le sue scoperte non servono a nulla, la penicillina sì che era una scoperta. Allora, Rita Levi Montalcini non è mai stata sposata. Si chiama Levi perché il padre si chiama Levi e si chiama Montalcini perché la madre si chiama Montalcini. È una delle poche ragazze all'epoca che praticamente ha studiato medicina all'università perché allora le donne devono fare le donne. Invece lei, che adesso ha 101 anni, ricordo, decise invece di fare medicina. Fu accolta da un certo Giuseppe Levi, che è solo omonimo ma non parente, e non era il marito perché lei non è mai stata sposata, che aveva un centro medico importante a Torino, e da questo centro medico sono usciti 3 premi Nobel, lei, Dulbecco e un certo Luria. Premio Nobel che secondo questo signore si dà così, no? Tanto lui ha 2 lauree, dice che è laureato, cioè 2 lauree lo pone come prima frase che dice, ho 2 lauree, poi invece agli altri, i titoli eccetera, quelli sono tutti regalati. Poi sul fatto che quel Nobel sia meritato io alzo le mani. Questo, diciamo, è un rapido excursus del meccanismo complottista. Il meccanismo complottista è facile da diffondere perché io posso dire che ho costruito una macchina che al posto del benzina ci va l'acqua. Se dico una cosa del genere, la devo provare. Mentre se io dico che ci sono i cattivi che non vogliono. E se noi adesso che sappiamo la verità siamo più fighi e più furbi del Davide contro Golia, no? Allora questa cosa passa tranquillamente e viene accettata. Grazie.